Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati agli ascoltatori del podcast. Ed oggi siamo qua per commentare assieme quello che è successo durante l'ottava tappa del Giro d'Italia. Se ve lo siete persi, l'ho commentata in diretta live nel canale del ciclista anonimo. Se volevate rivedere il commento in diretta, vi lascio qua sotto il link per andare a vederlo. Detto questo, andiamo a vedere cosa è successo. Terza vittoria di tappa in questo Giro d'Italia su 8 tappe di Tadej Pogačar. Tappa che inizialmente si pensava, almeno io pensavo che arrivava una fuga, pensavo che qualche uomo di classifica poteva intrufolarsi all'interno della fuga e guadagnare qualche posizione. Io avevo pensato a Timen Aresman oppure Romain Bardet, che in realtà lui ci ha provato per provare a recuperare tutti i minuti persi durante la prima settimana, in realtà per loro durante le prime 2 tappe, e invece non è andata così. Il team Way, che si pensava che non poteva tenere chiusa la corsa, si pensava che non era tanto forte, invece ci ha dimostrato che non è proprio così. Difatti hanno tenuto praticamente chiusa e controllata la corsa già da inizio tappa. La tappa è partita subito con tanti attacchi ed hanno iniziato ad attaccare tantissimi corridori. Subito all'inizio sono usciti fuori in 3, fino poi a crearsi un gruppetto di 15 corridori, dove gli unici due che potevano impensierire Pogačar erano Bardet e Steinhauser. Quello più vicino era Bardet a più di 5 minuti. Bardet ci ha provato, era quello che doveva fare secondo me per provare a rientrare nei ranghi alti della classifica. Poi nell'ultima salita è stato ripreso e poi si è addirittura staccato dal gruppo, quindi vediamo come interpreterà poi nelle prossime tappe Bardet questo Giro d'Italia. E davanti nel gruppo le uniche sorprese sono state gli uomini che si sono staccati, perché poi quando è stata ricucita la fuga, che ha tenuto controllato per tutta la tappa il Team Way la gara, forse anche per questo non hanno voluto cedere la maglia rosa ad altre squadre, perché comunque erano consapevoli di poter tenere chiusa la gara in tutti i frangenti. Per ora si stanno riuscendo molto bene, ma mancano altre 2 settimane di corsa e sono anche 2 settimane di corsa più interessanti. L'ultimo uomo stato ripreso dalla fuga è stato Aurélien Paré-Peintre. Quando hanno ripreso la fuga, tirava ovviamente il team Way, come vi ho accennato prima, con Maika, che è il fedele uomo di Pogačar, il suo fedele ultimo uomo, che si è messo a fare l'andatura. Io almeno me lo aspettavo che in meno 4, dove c'erano le pendenze più difficili della salita di Prati-di-Tivo, attaccava, invece no, è rimasto là attendista. Magari oggi poteva essere la sua giornata, no, ma nessuno lo poteva sapere, perché normalmente se Pogačar vuole vincere le gare, quindi io me lo aspettavo che scattava, invece non è stato così, e per questo mi è venuto a pensare che poteva essere una sua giornata, no. Gli altri quando hanno delle giornate no si vedono e si staccano, Pogačar quando ha una giornata no si comporta in questo modo. E poi alla fine è andato a vincere senza problemi, anzi addirittura scavato un solco di 2 secondi, perché ha vinto Pogačar davanti a Martinez, in terza posizione è arrivato Ben O'Connor e in quarta posizione è arrivato Antonio Tiberi, e tra Tiberi e O'Connor c'erano 2 secondi. Questo grazie all'accelerata che ha fatto negli ultimi centinaia di metri Pogačar. Immagino che arrivati a questo punto le altre squadre non so cosa si vogliono inventare per provare a far saltare il banco all'UAE. L'unica che secondo me potrebbe, perché ha fatto vedere quanto forte è il team Ineos, soprattutto nella tappa di l'altro ieri, quella degli sterrati, ha fatto vedere quanto forte vanno. E adesso è rientrato anche in classifica Team Aresman, grazie alla cronometro che ha fatto ieri, perché ha guadagnato diversi minuti, e grazie anche alla buona prestazione che ha fatto oggi piazzandosi in 8ª posizione. Occhio a Team Aresman, perché potrebbe essere la mina vagante, secondo me, con la scusa che magari Tadej e UAE soprattutto terranno d'occhio Geraint Thomas terza in classifica. Magari se parte una fuga bidone di tanti corridori, Aresman si potrebbe buttare all'interno e se guadagnano tanto tempo potrebbe rientrare all'interno. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente per provare a far saltare il Team Way, ma la vedo molto molto difficile come cosa. Forse più interessante è la lotta per la maglia bianca, perché se per la maglia rosa sembra già finita la questione all'ottava tappa, per la maglia blu sembra comunque finita anche la maglia degli scalatori, anche se ci sono tante montagne più avanti e tanti corridori che vanno in fuga proveranno a prendere la maglia blu, anche se la vedo difficile, perché se Pogačar vince altre tappe con l'arrivo in salita fa tantissimi punti e gli bastano quelli per vincere quella maglia anche.
Per la maglia bianca invece c'è una sfida più aperta, perché c'è Uijdebroeks e Tiberi che sono circa sullo stesso livello. Però Uijdebroeks ha fatto vedere di andare tanto più piano rispetto a Tiberi a cronometro, e quindi lo potrebbe passare. Però appena dietro di loro c'è anche Aresman. Aresman che dobbiamo capire anche cosa riuscirà a fare, perché anche lui nelle prime due tappe ha perso diverso terreno, ma ora si ritrova comunque là all'interno della classifica. Sarà interessante vedere cosa succederà nelle sottoclassifiche di questo Giro d'Italia e cosa si inventeranno tutte le squadre per provare a far saltare Tadej Pogacar. E detto questo, andiamo a vedere la tappa di domani. La tappa di domani sarà la Avezzano-Napoli, 214 km con 1300 metri di dislivello. Ecco, la tappa di domani secondo me sarà perfetta per le fughe. Normalmente quando sono gli arrivi a Napoli, dovuto soprattutto alle strade tortuose, alle strade che non sono perfette, agli ultimi chilometri che comunque non sono piatti, favoriscono una fuga. Ma vediamo cosa succederà, perché anche le squadre dei velocisti vorranno tenere chiuso, soprattutto perché hanno già perso due occasioni quando è arrivata la fuga, e allora mi immagino che ci proveranno in tutti i modi a tenere chiusa la corsa. La leader track sicuramente la terrà chiusa perché vuole fare la volata con Jonathan Mina, sanno di avere l'uomo più veloce nel gruppo in questo momento, però mi aspetto che anche le altre squadre, tipo la Jacob Lula di Caleb Ewan, che ha fatto vedere nell'ultima volata di essere comunque forte, la Soudal Quick-Step di Tim Merlier, che è l'altro velocista che può andare molto forte, mi aspetto che almeno tengano la corsa chiusa. Ma oltre a loro anche tutte le altre squadre dei velocisti domani dovrebbero pensare anche al loro velocista e dovrebbero pensare a tenere la corsa chiusa dalle fughe, sapendo che la tappa di domani si addice molto alle fughe. Quindi vediamo come la interpreteranno. Ovviamente lasciate un commento qua sotto e ditemi cosa ne pensate, perché ora andiamo a vedere il favorito di domani. Dire il favorito di domani è molto difficile, proprio perché è una tappa molto incerta. È la tappa, se non sbaglio, la più lunga del giro, se non è la più lunga del giro, la seconda tappa più lunga del giro, sopra i 200 km, e si addice molto alle fughe. L'ultima volta che sono arrivati a Napoli a vincere è stato De Gendt, ovviamente in fuga, e vista l'incertezza della tappa, il mio favorito di domani sarà Andrea Vendrame. Mi immagino un arrivo in fuga con lui all'interno, essendo un corridore molto veloce che tiene anche negli strappetti che ci saranno nell'ultima parte. Questo arrivo me lo vedo perfetto per lui, e secondo me domani farà fatica ad arrivare il gruppo. Se arriverà il gruppo, il favorito sarà Jonathan Mina. Ma se vi devo dire un nome per domani, il mio nome è Andrea Vendrame. Ovviamente scrivete qua sotto nei commenti chi sarà il vostro favorito. E detto questo, il processo alla tappa oggi l'abbiamo finito. Domani, che è domenica, non sono ancora sicuro se andrò a fare il processo alla tappa, perché lunedì ci sarà la puntata speciale dove andremo a fare il resoconto di quello che è successo durante tutta la settimana. Se domani la tappa sarà interessante, ovviamente ci sarà il processo alla tappa, ma con la scusa che domani c'è anche l'europeo di cross country, può essere che farò una puntata speciale lunedì dove vado anche a racchiudere quello che è successo domenica. E anche per questo ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E detto questo, siamo arrivati a finire il video. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. Mi raccomando, se non avete visto il commento live fatto nel canale del Ciclista Anonimo, andatelo a guardare, vi lascio il link qua sotto in descrizione al video. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.